E carissimi amici dal Festival di Sanremo 2018, eccoci qua perché ci sono tantissimi siciliani qui a Sanremo, ma non siciliani normali, siciliani di uno spessore enorme. In questo caso voglio salutare, che sono venuti anche in studio da noi tra l'altro e li conosciamo molto bene, Vanessa Parisi, ciao! Ciao a tutti! Modella, una bellissima, bellissima donna, come vedete già la conoscete, è il mitico Giuseppe Rapisarda che ci organizza, anzi grazie Giuseppe per tutti i concerti meravigliosi che ci dà la possibilità di vedere. Ecco, bene, ciao a tutti. E a tal proposito, musica, musica, musica a 360 gradi, non poteva mancare chi tra l'altro ci darà la possibilità di vedere questo direttore artistico del Festival di Sanremo in concerto al Palardi Acireale. Sì, il 2 e il 3 novembre ad Acireale abbiamo il maestro Baglioni che sta avendo un grandissimo successo e devo dire che questo Sanremo è veramente importante, importante. La musica in primo piano, tanti artisti e ci sarà poi Gianna Nannini anche al Palardi Acireale, Antonacci, insomma, lui ci porta tutti. Elio e le Storie Tese, Giovanotti. Insomma, tanta roba. Emma. Però voglio dire, in realtà sì, questo festival è un festival all'insegna della musica, all'insegna dello spettacolo, i tempi sono veloci. E soprattutto è molto attraente come festival. E a proposito di bellezza, che qua abbiamo Vanessa, ecco. una bellezza come Michelle Hunziker, ma la donna, anche se ci sono poche donne in gara quest'anno al festival, la bellezza trionfa sempre. E cosa ne pensi del look, dei personaggi, di Michelle Hunziker e di ciò che stai vedendo durante questo festival? Allora, io adoro Michelle Hunziker, quindi non poteva scegliere di meglio, secondo me, il mitico Baglioni. Quindi la bellezza trionfa sempre e la simpatia trionfa sempre, che è quello in primo piano. Favino è bravissimo, no? Veramente abbiamo tutti scoperto, a parte lo conoscevamo già come attore, no? Però è un grandissimo personaggio da televisivo, no? Molto, molto, è stata la sorpresa di questo Festival di Sanremo, Favino, davvero, ma anche Baglioni è stata una sorpresa, perché molti pensavano, sai, Baglioni fa il cantante, il presentatore, invece è stato bravissimo, e poi un Fiorello strepitoso, un Pippo Baudo strepitoso, molta Sicilia, esatto. Molta Sicilia, molta Sicilia, toccati il naso che non ci sposiamo. È che ci siamo sposati, mi sa entrambi già, va bene, io ringrazio tantissimo Vanessa Parisi, ciao Vanessa. Grazie a voi, un bacio a tutti. Poi ci venite a trovare in studio, Giuseppe Rapisarda. Bacione, bacione a tutti, ciao! E andate a vedere i concerti in Sicilia al Palardi Acireale perché sono tanti e seguitaci perché noi in radio vi ricorderemo quando. Ciao!